del secondo tempo, sempre 1-0 per il Poggi Ponzi. Cerchia con il braccio, non vede l'arbitro, non vede l'arbitro. Attenzione, c'è lo scatto di Pera. Guarda lì, un'azione che doveva essere fischiata, tira dal bosco e va fuori. La palla è sbattuta contro il braccio di Settembrini, l'arbitro non ha visto, non ha visto. Imbambolati per questo fallo non fischiato. Stavano approfittando i giocatori del Poggi Ponzi a infilarci di nuovo. Esce allora Ilari,